Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Metro Exodus. E prima di cominciare voglio scusarmi di nuovo e direttamente in video di quello che è successo nelle ultime due puntate. Purtroppo le ultime due puntate che ho registrato insieme, perché io registro in blocco di 2-3 puntate, altrimenti non potrei tenere la programmazione che ho sul canale, e mancava l'audio di gioco e vi garantisco che non so perché. Adesso l'audio di gioco dovreste assolutamente sentirlo, perché lo vedo dal meter audio che sta andando tutto quanto liscio. Ora era così anche l'ultima volta, quindi voglio sperare che questa volta vada davvero tutto liscio. Forse ho avuto un'idea sul perché è successo questo casino, ma onestamente non posso esserne sicuro. Quindi incrociamo le dita, spero davvero che sentiate l'audio di gioco in questo momento, perché altrimenti, porca miseria, non lo so. E comunque questa serie è flagellata dai problemi tecnici e dai bug e dai casini di vario genere fin dall'inizio, quindi purtroppo è un po' così. Ciononostante, il gioco finora vale la pena, perciò eccoci qua. Nell'ultima puntata che cosa abbiamo visto, ragazzi? Che siamo entrati finalmente nel bunker che doveva essere quello governativo, solo per scoprire una cosa che effettivamente io avevo annusato, perché sembrava tutto troppo strano, il tono della voce eccetera. È in realtà un covo di cannibali, di pazzi cannibali, che voleva mangiarci. Poi grazie a Dio i nostri compagni sono insospettiti evidentemente, sono venuti a salvarci, hanno cominciato a sparare, ci hanno dato anche noi le armi e per quanto mi riguarda è cominciata la furia vendicatrice templare assoluta e il mio obiettivo è di non lasciare nessuno vivo adesso, ok? Ho salvato in un punto veramente in cui sto in mezzo alla mischia in una maniera o nell'altra e beh, comunque sia, siamo qui. Stiamo andando avanti, non vedo l'ora di scorticare altra gente a furia di pallottole e bene così. Adesso sono sicuro che mi piglierà qualche colpo comunque. Questo piano è pieno di pezzi vostri e l'impegno di Anna. Ricevuto, continua a cercare. Ok, perfetto. Tutte ste esplosioni del cavolo, dannazione. Non c'è stato ancora un jumpscare e io me lo aspetto da un momento all'altro, porca miseria. Quanto le odio ste cose. Oh, la luce. Che cosa diavolo sta esplodendo di là? Ma stanno scatenando una sorta di guerra là fuori. Bene. Bene, sono molto contento. Devono morire tutti questi. Morite tutti male. C'è qualcuno dietro? C'è qualcosa qui? Guarda che simpaticoni. Mica l'avevo visto quello, per la miseria. Ok, scusate, devo andare un attimo di là, perché lì ho lasciato sicuro qualcosa. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Chi c'è qui? Chi c'è? Grazie, grazie. Datemi le cose, datemi le cose. E ovviamente, come dicevo, nessuno deve rimanere in vita in questo covo di pazzi. Porca miseria. Appunti? Grazie, grazie, gentilissimo. Grazie. Grazie, grazie. Ah, riaccendi, va. Voglio la luce. Ok, qui ho preso tutto, d'accordo. Torniamo di là. Ah, la musica sta anche accompagnando la mia furia omicida. Benissimo. Molto bene così. C'è qualcun altro? Chi è? Ciao. Voi avete delle armi che io voglio liberare. Ciao, buon uomo. Ehi! Minchia. Ancora? Sì, eccone un altro. Sì, 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 come no. Morite tutti. Tutti. Dal primo all'ultimo. Ancora? Ehi, ehi, ehi. A posto. Torniamo a recuperare le varie cosette. Tipo questa. Io ho sempre paura che mi prendano alle spalle. Oh, è calata la musichetta, quindi
Non c'è nessun altro. Bene. Almeno credo che sia così. Spero che non mi capiti un jumpscare malefico. L'ultimo che mi aspetto, ripeto. Grazie. Gentilissimi, gentilissimi. Vi ucciderò tutti e vi deruberò di tutto ciò che avete. Perché è l'unica cosa che vi meritate, maledetti. Eh sì, scusate, ma questi eventi mi scatenano veramente la furia templare. Mamma mia, mangiare della... Nessuno di voi deve respirare dopo il mio passaggio. Ok. Ok, cosa c'è qui di interessante? Sembrerebbe assolutamente niente. Va bene, qui non posso fare nulla, qui non posso fare nulla, evidentemente devo attivare quello e aprire la porta, ma qui c'è una scatola che io voglio. Ok, mi sa tanto di posto in cui arriverà un fottio di gente. Che diavolo, aspetta un attimo. Figlio di puttana maledetto. Testa di cazzo malefica. Oh mio Dio. Ok, via 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 via. Chi diavolo è sto tipo? Vabbè, ho capito, allora usiamo la tattica corretta. Wow. Ricarica. Uccidiamo tutti gli altri. Allora, gli dovrei tirare una granata, onestamente. Mi ricordo come si fa. Posa l'arma a terra e tieni fuori dal buco in cui ci sono. Ah, ma qualche proiettile mi sta arrivando. No, questa è per... Così. Magari però... Perché non so. Ma vaffanculo il binocolo. Beh, la G non è. Ok, grande. Ok, scusa, eh. Mi sta bene quello. Porca miseria, gli ho dato fuoco e non basta. Oh, finalmente. Ma tu che vuoi da me? Bellissimo. Ok. Bene, finalmente. Perché, oh, questo... Ah, io non ho tanta esperienza di FPS, ok? Però sto gioco c'ha i tasti... Che porca miseria. Non ti vengono proprio istintivi, eh? Ve l'ho già detta questa, mi sa. Allora, cosa avrei di... Oh, che arma è questa? Oddio, forse però è il caso semplicemente di prendere... No? Oddio, magari... Che dite? Lasciamo qui questo? No, dai, secondo me no. Anche se... Quasi lo scambierei con questo. No, ma mi sa che non l'ho scambiato con quello, vero? No. L'ho scambiato col mio fucile d'assalto. E non voglio che ciò accada. Lo shotgun è utilissimo contro i mutanti e la gente a corto raggio. Vabbè, sentite, lo lascio qua. Che devo fare? Cioè, non... Non vale la pena, cioè è una gragnuola di proiettili veramente interessante, però dai, andiamo. Non è proprio una buona idea, secondo me. Cioè la maggior parte delle volte non mi sarà utile, temo. Oh vabbè, se poi davvero va così... No, ce n'è un altro, guarda che tenero.
Qualcun altro? Guarda questa gente, mamma mia. Cosa ho toccato? Guarda sti poveracci, guarda, maledetti. Ok. La furia omicida vendicatrice mi si triggera facilmente in un posto come questo. E mi si continua a triggerare facilmente, quindi... Ma non c'è un tubo di niente qua però. Vabbè. Ma c'è una scaletta per andare su per caso? Perché sopra io vorrei prendere tutte le armi che ci hanno lasciato. Beh, forse ci potrò arrivare dopo. Ok, grazie. Qui c'è qualcosa? Qui c'è qualcosa? No, sembrerebbe di no. Grande! Grande. Ok, sono arrivato. Questa è Anna. Artyom! Lo sapevo! Dietro di te! Porca miseria! Uno come te! Un eroe! Non salverai nessuno proprio come gli altri! Porca miseria! Anna, piantagli un coltello! Sì, sì. Ma non uccidermi! Subito. Ricordi cosa ti ho detto? C'è un farmaco... Ora taci! Brava! Mi piace! Brava, amore! Stai bene, Artyom? Grazie al cielo! Tesoro, che cosa ti hanno fatto? Facciamo rapporto al colonnello. Mo glielo do io il rapporto al colonnello. Signore, non è più... Non è... Nessuno respira più. Sono io. Nell'infermeria. Artyom mi ha trovata. Ah, grazie al cielo. Ottimo lavoro, Artyom. Dove devono andare? È un ascensore in fondo al corridoio. Arriva dritto al centro di comando. Andiamo. Ma non troppo in fretta. Devo riprendere fiato. Cammina tranquilla, tesoro. Madonna qua. Madonna mia, guarda che roba. Povera gente. Spero non ci sia nessuno vivo. Dai tesoro, tranquilla, su. Vieni, vieni. Con calma, con calma. Quando te la senti? Credevo che non avremmo mai visto niente di peggio del culto sul Volta. Silantius e i suoi maledetti fanatici. E invece, visto. E invece no. A quanto pare non c'è mai limite al peggio. Lì per poco non ci uccidevano. Qui per poco non ci mangiavano. Che bastardo. Incredibile. Pensare che era un dottore. Già. Non fa niente. Vediamo cosa succederà. Dopotutto siamo sopravvissuti anche a lui. Sì, proprio così. E nessun altro l'ha fatto. Bravo. Bastardo. Grazie al cielo, Anna. Non me lo sarei mai perdonato. Va tutto bene. Chi avrebbe potuto saperlo? Chi poteva sapere che queste creature hanno divorato persone per 20 anni? Potevo forse immaginarlo. Mi spiace. Ci sono cascato come un pivello. Il ministro mi avrebbe incontrato. Mi sono lasciato accecare dall'arroganza. Li ho persino trattati con deferenza. Quella maledetta arca. Questi mostri ci hanno preso in giro proprio come i custodi a Mosca. Loro costringono le persone sottoterra con l'inganno. Questi invece... Bene, ma ora che facciamo? Vorrei saperlo, Anna. Hai scoperto qualcosa, Igor? Siti antiaerei, quartier generale, informazioni vecchie. I collegamenti non ci sono più da tempo. Però quegli illuminati hanno funzionato per alcuni anni dopo la guerra.
cosa c'è lassù? Caschian 1, un centro di comunicazione. Ce n'è un altro identico a Novosibirsk. E adesso che farai? Ci trascinerai in un altro punto? Non lo so, Anna. Dobbiamo prendere una decisione. Sì, è rotto. Ma il livello di radiazioni sta salendo. Hai tutto quello che ti serve, idiota. Ce ne andiamo. Per un momento finisco di decifrare dei dati. Forza, forza! Ok, fatto. Ok, c'è qualcosa in giro? Alla fine questa volta è andato tutto bene, no? Beh, vabbè, zitto un po'. Bene, sì. Mi chiedo solo se andrà così anche la prossima volta. Certo che no. A maggior ragione voglio cercare di passare più tempo possibile con quel tizio laggiù. Ormai mi ci sono affezionato. Ma che cosa? Mi hai bloccato! Questo lo capisco. Ma... Mi hai spinto contro il muro! Vai via! Sono bloccato! Non posso fare niente! Ehi! 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 Sono bloccato! Ma no, dai! Sono bloccato! Porca miseria! Oh! Mi sono sbuggato! Ma che cosa? Che è successo? Che cosa è accaduto? Un tizio in fiamme è caduto dall'alto. Qualcosa mi dice che... Ok, sembra esplodere tutto, molto bene. Era proprio quello che volevo suggerire. C'è ancora qualcuno vivo? Sì che c'è. Dove sono? Oh. Wow! Porca miseria, cosa è esploso? Anna non... Non mi piace come sta. Ma cosa basta? Ma come basta? Porca miseria, possano morire tutti. Bruciati, porca miseria. Ma guarda quanti sono! Madonna mia, gli zombie! Per la miseria. Ora dovremo trovare il vero bunker dove andare. Che esperienza, ragazzi, ma mi sono divertito, porca miseria. Alcune ore dopo. In effetti adesso avevo creduto a quegli stronzi dell'ANSA. Credevo che Mosca fosse sotto il controllo del quartier generale, che fossimo sotto occupazione, che fossimo in guerra. Che ci fossero ancora dei generali a dare gli ordini. Ah, che idiota sono stato! Ripeto la domanda. E ora che facciamo? Potremmo tornare a Mosca per raccontare la verità sulla guerra e sul governo. Ci sparerebbero a vista. E anche se riuscissimo a passare, cosa potremmo fare contro l'ANSA? Senza prove, chi ci crederebbe? E se tornassimo sul Volga, potremmo vivere lì. Cosa facciamo con la gente del posto? Non erano proprio felici di averci lì. Li uccidiamo tutti? C'è qualcuno che vuole farlo? Quando eravamo a Mosca, Artyom sognava di trovare un luogo in cui poter costruire una colonia. Perché non ci proviamo? È una buona idea, ma come lo troviamo? Continuiamo ad andare in giro senza meta? L'Aurora ha bisogno di essere messa a nuovo. Cosa facciamo se si guasta? Satelliti! In che senso, satelliti? Vuoi andartene dal pianeta?
c'è un centro di comunicazione satellitare sul Mar Caspio. È sopravvissuto alla guerra. E se riuscissimo ad ottenere l'accesso ai dati raccolti dai satelliti? Non dovremmo più girare a casaccio. Avremmo mappe dei livelli di radiazione e anche le foto satellitari ci sarebbero molto utili. Questa è un'ottima idea. E se là ci fosse qualcosa di peggio dei cannibali? La tosse di Anna non mi piace per niente. Quindi questa volta saremo molto più cauti. E poi, c'è qualcuno che per caso ha un'idea migliore? Io no. Bene, allora sembra proprio che abbiamo un piano. Artyom, dobbiamo cercare il posto che volevi. Allora facci sentire il fischio. Ok. Grazie. 3 mesi in viaggio. 3 mesi che ci hanno messo a dura prova. Ma dopo lo Yamantau siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversità. Serio? Pochi chilometri ci separano ormai dal centro di comunicazione Caspian 1. Le mappe al suo interno ci indicheranno un posto privo di radiazioni dove poterci stabilire in pace una volta per tutte? Non lo so. Ma cosa ci resta se non la speranza? Il deserto non è una passeggiata. L'equipaggio soffre il caldo e la sete, e l'Aurora non è al massimo della forma. Il carbone è finito, e abbiamo iniziato a bruciare quello che avevamo a disposizione. Traversine, rami. Non bene, quindi. Non una bella situazione. Come stai, tesoro? Ho passati 3 mesi, la tua tosse non mi piaceva per niente. Vediamo se ce l'hai ancora. Non mi piace questo posto. C'è solo sabbia e caldo. Sto da schifo qui. Ah, delinquente, 2 punti. Porca miseria. Bene, proprio bene. Iniziamo benissimo. Non mi piace per niente. Eh già, non è una buona cosa. Oh, che è successo? Come stanno gli uomini, Damir? Stefan è quello messo peggio. E neanche gli altri sono messi bene. Solo noi siamo ancora in grado di combattere. Grazie. Anna, tu e Damir fate una ricognizione dell'area. Dobbiamo trovare quel maledetto bunker e andarcene subito dopo. Colonnello, potremmo avere qualche problema ad andarcene. L'acqua nella caldaia basta malapena per un tè e abbiamo anche finito il carbone. Capisco. Dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. Bruciamo Anna, i delinquenti. Damir, ho un altro incarico. Cercate acqua e carburante. Prepara gli uomini. Dobbiamo organizzare le difese. Ci vediamo. Cerca di fare attenzione, intesi? Ok, io invece? Artyom, dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto. Sembrerebbero dei banditi qualunque, ma non possiamo correre rischi. L'auto era diretta al villaggio. A quanto pare, lì hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni. Proprio quello che ci serve ora. Vai pure quando vuoi. Ok, allora... Resta. La tua motrice può trainare il treno? Sì, ma molto lentamente e non per molto. Il motore è troppo debole per tutto quel peso. E non c'è rimasto ancora molto carburante. Beh, se avessimo abbastanza carburante, l'Aurora non avrebbe bisogno di aiuto. Davvero? La caldaia era stata ideata per essere usata con il carbone. Ma ha anche un rivestimento per le alte temperature e iniettore di carburante liquido. Perché non l'hai detto prima? Non me l'ha mai chiesto. Il sistema di iniezione funziona? Dovrei controllare. Beh, vai con Cresta a fare i controlli. Non c'è problema,
ci vuole un attimo. Ma ci manca comunque il carburante. A giudicare da come va in giro la gente del posto, qui sarà molto più facile trovare del carburante anziché del carbone. Ok. Senza acqua l'Aurora non funziona e le nostre cisterne sono vuote. Affrontiamo i problemi nell'ordine in cui si presentano. D'accordo, ok, ho capito. Allora, vediamo. Posso scendere da... Aspetta, fermi tutti. No, da tutt'altra parte. Molto bene. Adesso, aspetta, devo passare al tavolo di lavoro assolutamentissimamente. Commetto che avranno bisogno di una bella pulita. Cos'è questo? Andiamo. Ah, ok, questi sarebbero gli iniettori, giusto? Sì, ma io voglio andare al tavolo di lavoro prima, dannazione. Fammici andare. Artyom, ho qualcosa per te. Grazie. Che cosa hai per me? Allora. Qualcosa per te. E rimane fermo lì. Stai andando fuori? Dai un'occhiata qui. Guarda un po' cosa ho appena messo a punto. Ho svuotato un paio di proiettili Tiker e li ho riempiti di esplosivo. Ecco delle munizioni esplosive. Puoi farlo anche tu. È abbastanza semplice. Non dimenticare di pulire regolarmente le armi con tutta questa sabbia. Ok, va bene, mi piacciono le munizioni esplosive, però... In realtà... Aspetta, teniamo le granate, va. Ok, poi... no, teniamo le pallucce per adesso. Però voglio assolutamente lui. Ma mi serve il tavolo... Mi hai dato un'ottima notizia, ma intanto mi serve il tavolo da lavoro, perché qua devo rimettere a posto il maledetto fucile che... Ah, munizioni incendiarie. Vabbè. Poi, munizioni per pistola? Davvero? Ok. Vai, vai. Ok, allora. Pulizia delle armi. Canna lunga e freno di bocca, mi piace. Poi, mirino reflex, mirino notturno. Precisione anche al buio totale, eh. Però in realtà il mirino reflex mi sa che lo preferisco. Poi, laser a infrarossi. Percettibile solo con un visore notturno. Allora, forse meglio così. E Kalash, Gatling. Ah, ok. Vabbè, l'arma l'ho sbloccata, tra virgolette. Sì, ma così l'ho azzerato, vero? No, aspetta. Pugnatura standard. La mezza pistola. Ok. Un freno di bocca. Ah, che stupido! Le devo installare queste cose, dannazione. Mannaggia a me, ma perché me lo scordo sempre? Proviamolo il mirino notturno. Ah, caricatore esteso, assolutamente. Laser rosso. Laser a infrarossi. Vai. E basta. Ok. Poi, tu. Diamoti una pulita. Occhio da caccia. No, meglio questo, no? Poi, canne doppie, va bene. No, questo non ha alcun senso. Laser rosso. E niente. Poi, tu, c'è qualcosa che possiamo fare? Di nuovo? No, assolutamente no. Ma, magari qui c'è qualcosa di nuovo. E invece no. Proprio per niente. Vabbè, magari il laser rosso vale la pena invece. Questo è il T-car, per forza. Quindi, fabbrichiamo altri di questi, un altro di questo. Siamo tutti al massimo. Ok, vabbè, perché le risorse le abbiamo comunque, quindi un altro paio di Molotov. Tutto al massimo, benissimo. Posso ritenermi soddisfatto, in effetti.
Bussola montata sul parabraccio punta sempre nella direzione in cui andare. Ah, vabbè. Facciamo un bel salvataggio rapido. E magari lo stato attuale delle cose. Voglio un attimino vedere. Ma per carità di Dio, no. No, 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 no. No, 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 no. Certo, poteva anche essere affascinante come cosa, ma mi dispiace, neanche per idea. E laser a infrarò. Per forza questo? Vabbè. Ce la facciamo bastare. Poi. Ehi, Artyom, aspetta. Vengo con te. Magari una camminata mi farà bene. Neanche per idea. Stiopa, cammini a malapena. Faresti meglio a riposare mentre non sei di turno. Riposa. Veramente, Artyom, non mi sento in gran forma. Facciamo la prossima volta. Fai bene. Artyom e Damir stanno uscendo per una semplice ricognizione, non per combattere. E se invece venissero attaccati? Cosa molto più probabile. In caso torneranno alla base, dove tu e Sam gli darete copertura. Adesso dovresti riposare. D'accordo, va bene. Sì. Allora, dicevamo, salvataggio rapido. Io, ragazzi, in questo caso, onestamente, penso che ci dovremmo salutare qui, ragazzi. Un pochettino prima stavolta, ma abbiamo fatto qualche puntata un pochettino più lunga. È l'inizio di un nuovo capitolo e mi piace iniziarlo con una puntata fresca, per così dire. Va bene? D'accordo, ragazzi. Il massacro dei cannibali è finito, siamo in una nuova zona e ci vediamo alla prossima puntata, e nella prossima puntata la inizieremo bella fresca. Nel mentre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione troverete come sempre tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video della serie di Metro Exodus. D'accordo, ragazzi? A presto!